Ecco amici dell'Inchiostro Fresco, siamo a Novi Ligure, piazza della Collegiata, dove oggi sventolano le bandiere. Ma perché queste bandiere? Ce lo dice questo strano personaggio. Buongiorno. Buongiorno. Oggi nella terra di Nove, anno domini 1618, è il 12 maggio, giorno di San Spiridione, nel quale i padri del comune, appena non eletti ma estratti a sorte, vengono in chiesa e, toccate le sacre scritture, giurano di adempiere correttamente al proprio dovere. E qui dentro cosa c'è? Qui è stato ricostruito com'era un palazzo genovese, ecco, 400 anni fa. Questo gruppo storico in realtà ha una ragione ben precisa, perché dalle nostre terre partì il Terzio Doria Guasco, che fu uno dei battaglioni più importanti nella guerra di 30 anni. Durante la battaglia di Nördlingen, il Terzio Doria Guasco, gli altri terzi lombardi e napoletani, sostennero l'urto dei protestanti mentre i tedeschi già se la stavano spogliando. Accidenti, che marchi ingegni. Come si carica? C'è la fiaschetta con la polvere, qui si procede subito ad aprire e vuotare. Una volta vuotato, c'è la compressione. Si comprimeva. Poi si carica lo stoppaggio, che poteva essere un pezzo di stoffa, e la palla, si comprime ancora una volta. Ecco, e poi si rischiaccia ancora. Si rischiaccia ancora, perché comunque lo stoppaggio della palla devono aderire alla polvere, non ci deve essere una camera d'aria, cioè un pezzo d'aria che vi si... E prima di tutto si carica questa ruota zigrinata, con questa chiave qua, si dà un giro, vi si carica, c'è una molla all'interno che tiene praticamente il giro. Poi, con la polvere più fine, si carica questa zona qua, che senta bacinetto, si mette la polvere che è in collegamento poi con la canna interna. Si chiude qua per non far scappare la polvere, se magari non devo sparare adesso, ma devo sparare a breve, almeno se c'è aria, se c'è vento, se qualsiasi cosa, la polvere non fuoriesce. Si arma il cane è quello di pirita, una pietra, una pietra focaia, pirite. Pirite si chiama. Pirite, perché è diverso. Ora, tirando il grilletto, cosa succede? Che la ruota gira, si sblocca, quindi gira. Girando sfrega contro la pietra, che produce la scintilla, dà fuoco alla polvere che è nel bacinetto, e quindi di conseguenza anche la polvere dentro la canna, e quindi la e fa partire. Potrebbe sparare, perché non è... Queste qua sono percussioni sparanti, e le abbiamo anche provate numerose volte, e questa qua spara veramente una volta su cinque. Ecco, perché... Ma il rinculo è forte, però lì abbastanza. Ma e quanto ci mettevano a fare un'operazione del genere? Se si è ben allenati, un minuto. Un minuto. A che distanza colpiva questa? Allora, questa qua sparavano quasi a bruciapelo. Quasi a bruciapelo. Sì, perché comunque essendo canne lisce, il colpo usciva. Perché non aveva le... Non aveva la canna rigata, la rotazione, quindi anche la direzione dritta. Al proiettile, quindi dove non sapevi bene come usciva, la pallottola, perché poteva rimbalzare dentro la canna. E queste corazze mettetela un po' in testa, qua morione spagnoli. Ma corazze le foravano naturalmente, le pallottole le foravano queste? Dipende, anche perché tra l'altro come garanzia di una corazza c'era il bollo. Quando un armaiolo finiva di fare una corazza, gli sparava contro e formava il bollo, che era diciamo il marchio per far vedere che comunque aveva retto una pallottola. Un modo un po'... Ecco, queste cose qui servono per... Fare il cordino per poi allacciare il vestito. Ah, ecco, capito. La donna così, alcuni da uomo attaccavano il pantalone alla giacca. Ah, ecco. Alcuni che non so, salto di fiducia che lo fa. Bene, molto bello. Grazie. Bene, grazie. Allora, abbiamo visitato questa mostra, possiamo chiamarla così, no? Esatto. Ecco. Ed è un'azione meritoria perché? Perché queste sono le nostre radici. E se ogni tanto non buttiamo un po' d'acqua sulle radici, le radici seccano, e quando seccano le radici, l'albero cade.